Benvenuti a Vivi Giappone, ma in queste 3 settimane in Giappone, i miei genitori e mio fratello, che si sono magnati e soprattutto la cucina giapponese, gli è piaciuta? Scopriamolo in questo video subito. Oh, siamo venuti a mangiare da Ippudo il ramen. Mamma no, si mangia gyoza. Com'è il primo ramen in Giappone? Buono? Piccantello? Giusto, giusto. Quello di Roma, sì. Dove pago la forchetta? Vabbè, giustamente. Mamma invece vedi brava. Sì, qua siamo in un ristorante di tempura, eh? Niente male. Guarda come sta a me, papà. E tente così, pure mamma, questo è molto buono, eh? La tempura, te si pure la vera tempura. La prima volta te mangi, eh? Poi assaggi, mi dici com'è. Vedi, ha trovato la tecnica, papà. Non è buono? Non si fa questo, Simone, non lo devi mai fare. È per i morti che non si fa. Oh, Non si fa. Le bacchette infilzate nel riso non si fa mai. È buona? Sta a Ottimo, piacere. la migliore che abbiamo mangiato. E beh, vorrei vedere. Bravo Simone, bravo, vai, vai, mo siamo venuti a mangiare la Yakiniku, la prima Yakiniku di Simone. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Poi da qua faccio assaggiare la Sendai Yu, la Wagyu di Sendai. Allora, Simone, ora faccio poi vai a la Wagyu, va. Forzato. Ascoltatina. Giuso, brava. Dozo. Vai, assaggia la Wagyu, vai. Non ce la fai con le bacchette di ferro, eh. Com'è? Buona? Stai a contemplare. Contempli la bontà. Sta bruciosa, Yami. Vabbè. Mi piace. Non c'è da No, mi una. piace, però. Chiaro. Siamo tornati, signori date. Io mo io conosco le cacimane. Banzai! L'antipasto è un carpaccio di maguro, vincio maguro con un altro tipo di tonno e salmone. Molto molto bello. Mamma mia, guardate che bistecche oggi, è incredibile. Wagyu A5 di Sendai, proprio di altissima qualità. Di altissima qualità. Questa è la carne Wagyu, versione Sendai A5, marmorizzata. Questo invece è a balone, con una salsetta verde fatta con il fegato della cosa, proprio della conchiglia e il burro. Qua abbiamo il sushi di Sendai Yu a 5. Adesso lo fanno alla fiamma e ci mangiamo. Vai, non è che ci alla fiamma, manca. ragazzi, io faccio un Sì. Questo in altri posti, ma io ci metto giusto un po' di wasabi. L'italiano così è soddisfatta. Guardate che bella, e mo l'assaggio, guardate che roba, guardate che roba, mo l'assaggio. Devo fare una cosa elegante, buonissima. Eccola. Buona? Buona mamma? Mamma buona? Cosa? Il wasabi? Vedete, qua invece abbiamo una bella capasanta, bella bella bella, veramente spessa. E questo è del branzino spigola, questo è Suzuki comunque. Molto di classe, molto bello, ma ora arriva la Wagyu, tra un po' arriva la Wagyu, eh.
eccola la Wagyu, come vi faccio vedere, questa è Wagyu di Sendai A5, ovviamente campione, una mucca campionessa di bontà. Guardate che bella, abbiamo questa prima cruda, l'assaggio solo con un po' di sale, un po' di sale, porca miseria, assaggiamo. Mai mangiata così buona, mai mangiata una Wagyu così buona, una cosa incredibile. E così spesso non ho mai mangiata. Deliziosa, deliziosa davvero. Come questa è un altro livello, eh? Molto buono, molto, molto buono. È un altro livello questa, Simo. E poi una cosa, Simo, che vedi, pure i miei sono rimasti e ho detto, mo ricominciamo a mangiare. In Giappone a fine pasto si mangia il riso o i men, quindi soba o ramen, addirittura così. Quindi in verità il riso si mangia alla fine in un, in un pasto completo, in un corso completo, in un pasto completo ci sta il riso. Non l'ho provato. La soba mo la proverai. E poi la zuppa di miso. E per dolce un bel gelato alla vaniglia e una terrine al tè verde. Quindi saluto Arcippe, che ama tanto il tè verde, con le foglioline d'oro sopra, veramente gran classe, gran classe. Ci sono sama deshita, arigato gozaimasu, ci sono sama deshita. Grazie, grazie, grazie mille. Guardate che bella tavolata, ci stanno tutti, famiglia Bitti, famiglia Takahashi, ci stanno anche Elena, Lorenzo, Gabriele, il professore ha fatto tutto, arigato gozaimasu, una cosa incredibile. Buon appetito! Buon appetito, buon appetito. E qui c'è la nostra Kaiseki che si forma pian piano, quindi Com'è questo? Si è preso il sushi, la tempura, c'è tutto, il pesce, c'è tutto. Questa è una vera, vero pranzo giapponese, mo va in tour, chissà se te fanno mangiare queste cose, solo Yoshinoya, Schia e Combini, probabilmente. Dovevi far prima il tour e poi venire qui. Vabbè, meglio, così si prepara... No, ma io ti do l'altro ormai sono 12 giorni a fare. Lo sai, Lore, che la guida non è mai stata in Giappone. No, sì. Primo è stato più lui, cioè, Giappone, è stato più lui in Giappone della guida. Che figata. E poi spiega a te il sushi. E poi spiega a te come si mangia, come si beve, come si vive. Chi è quello più furbo dei due? Qui abbiamo invece la piccola nave che sta cuocendo per tutti. Ha tagliato pure il pesce e via, vai. Sushettino, tre pezzettini di sushi e la zuppa e miso. Voci sono sama testa, voci sono sama testa, regato, grazie! Bel pranzo. Simo, hai visto? Bella storia questa, Ciao, bravo! Ah, il cuginetto di Sakurina, bravo! Siamo tutti qua! Tutti la saizzeria per chiudere in bellezza, stile italiano. Simo, birra e budino, cream caramel, pizza. Però Sakuri, pure tu, che sta, che vino è per rimanere? Vino, che è? La roba tua è Chianti. Riserva è questo. È riserva, non è che si scherza qua. Fratelli Bellini, Fai vedere. Roba seria, non c'è a temperatura ambiente, però. No, purtroppo lo devi tenere. E la bellissima pizza. Dopo la Kaiseki. Perfetto. Però bello, bella atmosfera. Sakura, lascia sta Sakura. Siamo al ristorante cinese giapponese. Diverso da quello cinese. Alcune cose sono simili, però gyoza sono molto più buoni. Quello è il mapo tofu, tofu piccante con la carne piccante. Questo è quello che in Italia è riso alla cantonese, ma è chahan, in voltini, questa mangia pure papà. Un altro tipo di gyoza, questa è carne saltata, questo è il manzo saltato. E poi sta un po' di pollo fritto, un po' di verdurine cinesi, la zuppetta per il... E invece Sakurina continua, ha imparato pure ad aprire le bacchette. Discola, Sakurina.
niente, oggi una cosa incredibile, sono venuti a mangiare alla mensa dell'università, siamo venuti tutti insieme col Kerry, pure mamma e papà appunto, Kerry dell'università, birra dell'università, perfetta, tiè. Alla mensa, è figa, è bella sì. Il Kerry questo è proprio bella. Genuino, questa è bella, sì. Poi dopo sapete com'è. No, l'acqua sta dentro al bicchiere. Io lo mischio tutto, mangio così, voi com'è? Buono. Davide, già assaggiato il curry giapponese. Pure a papà gli piace. Incredibile. Sì. Buono, buono. Bravo, meno male, meno male. Insomma, che dire, di certo non sono rimasti a bocca asciutta, alcune cose mi sono piaciute di più, altre meno, ma comunque in generale secondo me sono stati molto bene. Invece a voi cosa ha stuzzicato di più la fantasia e il palato? Scrivetemelo nei commenti, come sempre a Vivi in Giappone è tutto, iscrivetevi, condividete, vi piace, commentate, io non c'ho voce oggi, mi dispiace, a frappè.